troviamo al comune di Termini Imerese per la presentazione della stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica di Termini Imerese. Con noi il presidente, il dottore Corso, che ci illustra un po' quello che succederà un po' questa sera e quello che sarà il programma annuale. Questa sera presentiamo per la prima volta il cartellone, di solito non l'abbiamo fatto, ma quest'anno abbiamo voluto presentare il cartellone in anteprima. Il primo concerto poi sarà lunedì e sarà un concerto lirico. Quindi la presentazione di questo cartellone ci rende particolarmente orgogliosi, anche perché lo stiamo facendo nella sala del Palazzo Comunale, la Camera Picchitta, la più bella che è presente in questo palazzo. E siamo onorati veramente, ringraziamo anche il Sindaco e la Giunta che ci ha consentito e ci ha concesso la possibilità di presentare questo cartellone in questo palazzo. Dottore, nel momento di crisi con quale prospettive si affronta questo anno, questa stagione concertistica 2014? Noi siamo veramente in crisi perché da due anni non riusciamo a prendere contributi regionali per una serie di problemi burocratici, sono stati stanziati ma non sono stati assegnati, quindi in realtà facciamo sicuramente fede e forza sui soci che ci vengono incontro e quindi tentiamo di andare avanti. Sicuramente non possiamo fermarci dopo 39 anni di concerti dati, di cultura musicale data a questa città. Con Sasa Quattrucchi parliamo invece di quelli che saranno i punti fermi di questa stagione concertistica. Quali gruppi più importanti in un momento sappiamo benissimo tutti di crisi? È sicuramente la crisi che attanaglia le associazioni in Sicilia. Noi siamo stati bravi a non chiudere la struttura perché è un sacrilegio dopo 40 anni di attività non fare i concerti. Siamo riusciti a mantenere la stessa linea, quindi mantenendo un certo tipo di rapporto con la musica classica, con dei trii, quartetti, dei pianisti validi che vengono da vari posti della Sicilia. Cioè, stiamo cercando di, in questo momento di crisi, perché è veramente di crisi, di non abbatterci, ma di resistere e di poter continuare a dare alla nostra città un contributo importante che è la cultura della musica. Questo è fondamentale. Tanto è vero che anche siamo riusciti inoltre nel nostro calendario di seguire anche i concerti nelle scuole come abbiamo fatto negli anni precedenti, quindi offrendo a tutte le scuole di ogni ordine e grado un concerto di musica classica. Con l'assessore Verzì parliamo invece di questo primo appuntamento che si svolge qui per la presentazione di questa stagione concertistica. Come mai qui in questa sala Picchitta? Perché era doveroso in una sede istituzionale, visto che stiamo parlando di un'associazione di amici della musica, sono sul territorio da 39 anni, è veramente un traguardo importante in un periodo di grande crisi appunto nel settore culturale dello spettacolo che con i tagli ai finanziamenti mortifica continuamente artisti e associazioni come gli Amici della Musica che hanno un grande valore a livello nazionale. E arrivare dopo 39 anni così, sempre con un grande livello di offerta poi di concerti nel territorio è veramente una grande sfida e quindi mi sembrava doveroso poter ospitare qui gli Amici della Musica nella nostra sede istituzionale alla Camera Picchitta. Il Comune ha risposto anche quest'anno, anche se c'è crisi, come hai detto tu, ma un contributo ci sarà sempre. Sì, io sostengo che comunque realtà di questo tipo devono essere valorizzate prima di tutto per il lavoro dei soci che con grande passione, grande sacrificio ogni anno portano avanti la stagione degli Amici della Musica, ma soprattutto per valorizzare quello che è la musica classica e trasmettere questo valore soprattutto alle nuove generazioni. Poi io ho un affetto particolare per gli Amici della Musica perché io ho iniziato proprio con gli Amici della Musica cantando nel coro Giuseppe Mulè, il coro polifonico Giuseppe Mulè che faceva parte degli Amici della Musica, quindi era doveroso questo momento. Thank you.
Thank you.